Thank you.
là del legno secco. Via! Intanto l'applauso lo voglio sentire da tutti, perché è un applauso proprio striminzito. Comunque complimenti, complimenti a chi ha messo su questa Via Crucis, siete stati fantastici. Io comincerei da Deus Ex Machina, che è Marilena, insomma, quanto è stato difficile e quanto è stato toccante. Toccante tantissimo, è difficile pure, direi. Però ce l'ha reso molto facile, devo dire la verità. Quanti erano tutti quanti gli attori? Ma veramente non ho fatto il conto, comunque penso che ne siamo una sessantina all'incirca. Però ecco, forse se è il caso di aumentare un attimino, no? Forse sì. Facciamo venire voglia anche di aumentare di numero e magari, perché no, la prossima volta dobbiamo creare una doppia villa. E questo è un invito a tutti voi, insomma è fantastico. Don Antonio, insomma, toccante in certi momenti per uno come me che pare non si emoziona mai, c'è stato qualche attimo, ma ho visto tante persone che si sono aggregate a tutto ciò. È molto bello questo. Quanto è importante questo tipo di aggregazione in questi momenti? Beh, la comunità parrocchiale inventa i tempi e le occasioni per l'aggregazione, ma vedersi su questo argomento, su questo Vangelo, allora edifica, ma nel senso vero della parola, cioè ci costruisce proprio come comunità, come Chiesa. Allora vorrei chiedere un altro momento per ringraziare tutti i componenti di questo grande gruppo che provengono da altre parrocchie. Non siamo stati solo noi di San Pietro. Non faccio l'elenco perché ne sono tantissimi, grazie. Quindi sono stati tanti, è stata una simbiosi con tutti quanti. Questa è la seconda volta che riesco a intervistare Gesù e questa è una cosa fantastica. Intanto complimenti, l'applauso tutto per te, spontaneo, complimenti. No, per tutti. Senti, tu chiaramente non sei un attore, hai creato tutto ciò farina del tuo sacco, grazie chiaramente agli organizzatori, a tutti quanti. Se dai un messaggio da attore che ha impersonato Gesù. Beh, dico, guardiamo sempre alla croce, questo voglio dire, perché da lì si trova la forza per andare avanti quando si è nelle difficoltà e lì si vede il vero amore, questo è... Questo voglio dire. Poi voglio ringraziare gli organizzatori e tutti i personaggi, perché ognuno è stato importante in questa realizzazione, non solo la figura principale che era quella di Gesù, ma tutti, ognuno ha dato il suo, chi si è impegnato in un modo, chi ha studiato la parte, cioè, quindi ringrazio tutti quanti e anche gli organizzatori. Mette molta tranquillità questo giovanotto, mette molta tranquillità. E l'ultima cosa la faccio a nome vostro, se mi consentite. Io voglio fare un ringraziamento particolare, non è stato facile ai fonici. Ragazzi, siete stati fantastici, ve lo dice uno che campa di questo. Detto questo è Ariano che ci piace, questo è quello che noi crediamo, quindi state con noi e grazie a loro, come dico sempre, ne vedrete delle belle. Grazie a tutti voi, grazie.